Tusella, il Napoli Club Briganti Azzurri. Vi presento immediatamente Nino, presidente Giuseppe. Ci siamo già incontrati, vi ricordate sicuramente di loro. Ci siamo trovati e abbiamo commentato tra l'altro in diretta la partita contro il Liverpool, la sesta e ultima giornata della fase Gironi Champions. Quindi ora ci troviamo più rilassati ovviamente e quindi avremo modo di commentare quello che è stato, come sarà la ripresa, le vostre aspettative sulla Champions e ovviamente vogliamo anche avere il vostro parere su questi mondiali che sicuramente state seguendo. Poi prima di entrare nella nostra chiacchierata, so che tu Mino appunto volevi dire due cose. Sì, allora volevo in questa novella Ischia c'è un momento troppo drammatico, noi Briganti Azzurri vorremmo essere vicini agli ischitani e dare il nostro supporto praticamente, anche se in lontananza. È dovuto per la popolazione, e fatevi forza e riusciremo a uscire fuori anche da questa drammatica situazione. Grazie mille. Scusate, l'emozione. Certo. Infatti proprio a proposito di emozione, qua in questo club abbiamo tanti tesori, tanti cimenti, sono tante cose belle anche da mostrare, quindi tu Giuseppe ci vuoi raccontare un po' qualcosa che noi vediamo, che qualcosa che c'è alle nostre spalle, magari chiederei anche a Marco di fare una bella panoramica, comunque darci la possibilità di vedere qualche maglia che abbiamo qui esposta. Sì, raccontaci. Intanto buonasera, inizierei comunque dalla prima maglia. Vicino al microfono però non si sente. Se tutti non avessimo sentite adesso si vede bene e praticamente come ho detto prima inizierà la prima maglia che per noi forse è una delle più importanti, sarebbe la maglia del secondo scudetto del Napoli, quella che praticamente abbiamo tatuato sulla nostra pelle, quindi ricorda sempre il dio del calcio che è qui dietro di me. Poi ci sono tante altre magliette, come ad esempio la maglia di Lavezzi col numero 7. Questa maglia qui è stata prima maglia proprio di Ezechiel Lavezzi, il pocio, quando venne a Napoli. Poi vi racconto giusto un aneddoto: prese la 22 perché è loco in italiano il pazzo, nella tombola napoletana il 22 è il pazzo, quindi dopo il 7 Lavezzi prese esattamente la 22. Sopra la maglia di Lavezzi abbiamo quella del Pampasosa, la maglia con la quale lui insieme ad altri grandi giocatori ci portò comunque in Serie A, quindi una nuova avventura e fino ad ora stiamo andando comunque, la strada è quella giusta. Qua abbiamo questa, praticamente la maglia del Boca Juniors, firmata dai giocatori argentini quando vinsero lo scudetto, perché il nostro club è gemellato proprio con il club Boca Juniors in Argentina. Dopodiché abbiamo altre maglie che comunque hanno accompagnato la nostra scalata poi nella Serie A. E niente, questa è comunque firmata da tanti giocatori, tra cui Lorenzo Insigne. Attenzione però al microfono perché non si sente. Sì, e niente, stavo dicendo che praticamente questa è un'altra delle tante maglie firmate. E niente, sono maglie per noi importanti, ce ne mancano tante perché è comunque un piccolo club, dovremmo avere praticamente una piazza. Però è molto ricco, effettivamente è molto ricco. Voi non potete apprezzare dallo studio da casa, ma è molto ricco e abbiamo tantissime cose attorno a noi. Comunque, parliamo un po' dell'attualità. Come abbiamo, insomma, commentato in questa prima parte di campionato, ci siamo lasciate alle spalle un terzo campionato, 15 giornate, 13 vittorie, 2 pareggi, tra l'altro la terza e quarta giornata, poi una marea di grandissime vittorie, tanti gol soprattutto. Soprattutto tanti gol, sì. Beh, questa prima parte di campionato si commenta da sola, non c'è bisogno di commentarla. Nello stesso tempo siamo felici di come stiamo andando e abbiamo fatto tantissimi gol perché comunque la squadra sta girando come vuole il mister Spalletti. Sta dando comunque un'anima, anzi ha dato un'anima in questa prima parte di campionato al Napoli, e dobbiamo dire che
la sosta. Sì, ma effettivamente come vivete questa sosta? Forse per il Napoli è anche arrivato un momento positivo, perché tenere un certo ritmo, un ritmo di questo tipo, non è facile. Forse questa sosta è una sorta di, insomma, è come se fosse un ritiro, potrebbe dare la possibilità alla squadra di respirare, studiare nuove soluzioni, riprendersi appunto come dicevi giustamente, e infatti è carichissima tra l'altro il 4 gennaio contro l'Inter. Quindi, sì, infatti il Napoli proprio oggi è partito per la Turchia, è iniziato questo ritiro in Turchia con i giocatori che non sono della mondiale e niente, diciamo che questa sosta, come abbiamo detto anche, come ho detto anche in precedenza dell'ultima puntata che abbiamo fatto insieme, può agevolare un po' tutti, sì. Perché come ha detto anche Mister Spalletti, tutti lo useranno in questo momento, e quindi dobbiamo dire questo.